Abbiamo una politica estera devastante degli Stati Uniti, abbiamo questa geopolitica che è disintegrata, si stanno verificando cose incredibili, il dollaro sta creando e sta scomparendo come moneta internazionale, e allora questa fa paura, hai paura. Però ci sono persone come Assange, che una persona mette in crisi tutto il sistema. Questa è la nostra forza e la loro debolezza. Io è collegato con noi 4 anni e mezzo agli arresti domiciliari, detenuto illegalmente, l'ha detto l'ONU, ve lo presento, eccolo qua, Assange. Ciao Assange. Can you hear me, Pepe? Ciao, grazie Assange, grazie di esserci. Wow, it's a quite amazing achievement what you people have done in smashing through the filters, which are very real in Italy, of the old, corrupt mainstream press. I think this is perhaps your greatest achievement, because when people's natural goodwill and skepticism is allowed to come out unfiltered, guided in this case, okay, by Beppe, who has extremely high energy and is someone who is able to cut through the bullshit with comedy, then you get something like the Five Star Movement. Right. And while this, other movements smashing through the mainstream press, here, for example, in the United Kingdom with Jeremy Corbyn. Scusa, Assange, dobbiamo tradurre quello che hai detto, sennò diventa il periodo troppo lungo e mi va in crisi, l'abbiamo pagata in anticipo. Vai. Avete fatto una grande impresa voi qui in Italia con il Movimento 5 Stelle, perché siete riusciti a sbaragliare la stampa corrotta. Siete riusciti a fare questo grazie alla guida di Beppe, grazie alla buona volontà e allo scetticismo e alla sua guida. Anche in Inghilterra ci sono delle persone che stanno facendo qualcosa del genere. Penso per esempio a Corbyn. Bene, grazie. Prego. Prego, Assange, vai avanti, grazie. Please, go ahead. Okay, I will try and speak more briefly, Beppe. Yeah, thanks. Cercherò di essere più sintetico. Look, I have been detained in the United Kingdom for 6 years illegally. The UN has declared it to be illegal. The context is this still very large, ongoing attempted prosecution of me and WikiLeaks as an organization, which has already put a young person, Chelsea Manning, in prison now, sentenced to 35 years, right now in solitary confinement, etc. So I am in a very unusual situation, a very difficult situation, but it is one where I can look out and attempt to keep working with what I feel to be important in the world. I am given a lot of courage by what I see occurring in Italy with smashing through the lies of the corrupt traditional press. Okay. Io sono detenuto illegalmente in Inghilterra da ben 6 anni e sono sempre sotto accusa, e insieme a me anche la mia organizzazione. C'è stata anche una ragazza che recentemente è stata messa in prigione e condannata a 35 anni. Sono in una situazione molto difficile, però il vostro esempio dall'Italia mi dà conforto, perché mi dà una grande speranza. I have said, I look at it, I have studied war a lot and the deaths that have come about as a result of wars. We have published more than 3 million documents about war. And my conclusion is that in a democracy, wars come about because of lies. If you look in the history of democracy, from the Vietnam War
even going further back to the attacks against Poland in World War II. Wars come about as a result of lies, and lies that are pushed by the mainstream press. So we must ask ourselves, what is the average number of deaths that each journalist who is not doing their job is responsible for? Well, there are not so many journalists. Each journalist is responsible, on average, for at least 10 deaths. So journalism is a very serious occupation, and conveying information from one person to another is what builds our society. So if this system is not right, we cannot be all that we can be. Mi sono occupato molto di studiare le guerre e le morti causate dalle guerre. Devo dirvi che quasi sempre, sempre la guerra è causata dalle menzogne. Le menzogne che noi leggiamo sulla stampa hanno come conseguenza la guerra. Quindi secondo me ogni giornalista è responsabile mediamente di almeno 10 morti. Il giornalismo è una professione molto seria e molto importante. We can only be, all of us can only be as good as what we know. We cannot be more than what we know. We can only plan for as good as we can understand. And we can only act as good as the courage that we have to act. So we must understand, so we must see, understand, and act. And this middle part is spreading information from one person to another, cutting through the filters of ignorance. Now, I understand that there's that you have a video from the United Nations. Il dovere del giornalista è di osservare, comprendere e poi comunicare, dire la verità. Questo è molto importante nella nostra società perché ciò che ci rende una comunità è la comunicazione. So che avete un video delle Nazioni Unite. Please go ahead. WikiLeaks founder Julian Assange has been arbitrarily detained by Sweden and the United Kingdom since his arrest in London on 7 December 2010 as a result of the legal action taken against him by both governments. The expert panel called on the Swedish and British authorities to end Mr. Assange's deprivation of liberty. I think the recommendation is quite clear. Respect his physical integrity and freedom of movement, and afford him the right to compensation. Julian Assange è stato arrestato e detenuto in maniera illegale, però adesso sia il governo svedese che quello inglese si vogliono occupare della sua liberazione e della regolarizzazione del suo status. Noi saremo con loro. Saremo con loro, tutti. We'll all be there to support you. Okay. Thank you, Beppe. Senti, volevo farti una domanda. I wanted to ask hai paura per te, i tuoi familiari? Stai passando, sei nell'ambasciata dell'Ecuador o sei in una casa privata a Londra? Are you at the Ecuador's embassy or are you in a private house, and are you afraid about yourself and your family? I have been in this embassy for 4.5 years. In London. So I came to the embassy to apply for asylum because of what was happening in the United States and that the UK would not let me out. I'm Australian. I just was coming through the UK to work with the Guardian newspaper to about the war in Afghanistan and was trapped in London. So I came to the embassy to apply for asylum, and then the embassy was circled by police. More than 150 police, and that siege has been going on now for 4.5 years. The British government admit that they have spent more than 20 million euros on the siege. This is more than the United Kingdom's global human rights budget each year.
Io mi trovo in questa ambasciata da 4 anni e mezzo. Inizialmente sono arrivato e ho chiesto asilo, però non mi hanno fatto più uscire. Sono praticamente assediato. Ci sono più di 1000 poliziotti qui fuori che mi tengono in assedio. E si è saputo che questo dispiegamento di forze è costato ben 20.000 euro al Regno Unito, che è più di quanto spendono per gli aiuti umanitari. Bene. Pensavo di essere io assediato dai giornalisti dell'albergo qua. Grazie Assange. Thank you. E faremo qualcosa sicuramente per te online, vedremo di che cosa, come farla, se fare una petizione, fare una petizione all'ONU. E poi ti verremo a trovare, scusa la voce che mi sta andando via, ma magari ti verremo a trovare se pagate il viaggio. No, scherzo. We'll try to help you in any way. I think we'll launch a petition through the internet, but of course we will come and visit you if they pay for our trip. No, I see so many people in this crowd, maybe 15,000, that yes, you should all come all at once. Okay. Thank you very much. Un applauso per Assange. Grazie di essere stato con noi. Ciao. Thank you for being with us. Coraggio. Be strong. Bene, questo era un altro documento. Prima di andare via non posso gridare, quindi devo diventare poetico, abbassare il tono. Lui ha parlato di informazione. Noi non sappiamo un sacco di cose. Non sappiamo per esempio nulla sull'energia. Io 20 anni fa, sono stato chiamato a fare da testimone. Per il cambio di energia di un paese che si chiamava Schonau, ai confini dalla Germania alla Svizzera. 3.000 persone che hanno deciso un giorno di staccarsi come energia dall'energia nucleare e quella del carbone. Hanno deciso di comprarsi i fili della distribuzione. Una banca ha messo i soldi, ho sentito per la prima volta nella mia vita, forse unica, parlare un banchiere a favore della collettività, ha dato i soldi, la collettività ha fatto un referendum sì o no, ha vinto sì, e con i soldi hanno comprato i fili che entravano nelle case dei cittadini di Schonau. E ogni cittadino faceva energia in base alla sua collocazione ambientale. Io ero in casa di questa signora, che adesso vedrete nel video, Sladek, ero in casa con suo marito. Di notte mi alzavo, lui mi svegliava e mi diceva: vieni a vedere il mio cogeneratore a olio di colza che sta funzionando, perché c'è qualcuno che sta lavorando e sta prendendo la corrente dal mio generatore, io sto dormendo e guadagno dei soldi. Io sono stato sotto shock almeno per 4-5 ore, essendo di Genova, che si potesse guadagnare qualche soldo dormendo. No. Non lo sapevo. E così ognuno produceva energia, la inseriva e la riprendeva, il produttore consumatore, l'invenzione. Hanno chiamato me dall'Italia perché sapevano che io facevo battaglie contro il nucleare, che facevo queste cose. Ho fatto un monologo ai tedeschi, io parlavo ai tedeschi e parlavo di informazione, di energia, i due fili, che chi deteneva i due fili dell'informazione e dell'energia aveva le briglie dell'umanità e del potere, e facevo queste cose fisicamente, e avevo un traduttore, io facevo una battuta, il traduttore traduceva e il tedesco rideva, io dicevo: perché la cosa, il tedesco dopo un quarto d'ora ho fatto una roba che è durata 2 giorni e mezzo, però ho vinto io. Alla fine abbiamo tirato una leva e magicamente è partita l'energia fatta dai cittadini per la prima volta in Europa. Bene, oggi ci sono 300-400 comuni in Svizzera e in Germania, e questa signora, che non era un ingegnere, era una signora con 5 figli, è questa qua della foto, se la guardate. Allora, una signora che decide... Adesso produce energia rinnovabile che esporta 600.000 famiglie in Germania, è diventata consulente energetica
del comune di Berlino, del comune di Francoforte, ha vinto tutti i premi, ha vinto il premio dato da Obama, perché per l'efficienza e sta combattendo per avere una legge in Germania in modo che i cittadini possano farsi l'energia da soli. Buongiorno a tutti, mi chiamo Ursula Sladek, sono tedesca della cittadina di Schonau, nella regione della Foresta Nera. Non capisco cosa avete mandato. Dipendiamo! Eccola! Dov'è? Cosa? Vai, vai! Die hängen da von due cavi! Von zwei Kabeln! Due! Zwei! Zwei! Eins! Prendi, tira, tieni in tensione, tira. Zia, zia. Cavo dell'energia. Energiekabel. Col traduttore c'avevo, il traduttore. Cavo dell'informazione. Kabel der Information. Informationen. Informazione. Energia. Energie. Energie. I due fili che comandano il mondo. Chi avrà la proprietà di questi due fili avrà il mondo. 20 anni fa, e parlavo di energia. Bene, Sladek, io sono stato a casa sua, lì sta la signora, è premiata da Obama. Mi dispiace non farvi sentire l'intervista, ve la faremo, la manderemo sul blog per intero, però l'energia. Ci sono cose impossibili che diventano possibili. Se una signora madre di 5 figli, senza laurea, senza niente, si inventa una roba così, vuol dire che non esiste l'impossibile. Non esiste per uno psichiatra prendere un aereo con i pannelli solari e fare un viaggio attorno al mondo. Per i tecnici di 10 anni fa, era il 20 di giugno, c'erano due cose impossibili il 20 di giugno. I tecnici dicevano che Picard non sarebbe riuscito con un aereo solare a fare il giro del mondo e 10 anni fa, e noi 7 anni fa dicevamo il 20 di giugno che era impossibile vincere le elezioni a Roma. No. L'impossibile non esiste. Dai, dobbiamo... Più voliamo in alto, okay, so più quelli che non volano ci sembreranno sempre più piccoli. Ciao a tutti, ora venite, voglio ringraziare tutti. Chi c'è? Vieni, questa signora è quella che ha organizzato insieme a tanti ragazzi attivisti questo meraviglioso palcoscenico, tutta questa situazione, Roberta Lombardi. Grazie Beppe. Grazie a tutti voi per essere intervenuti e rimasti così numerosi nonostante la pioggia. Io vorrei ringraziare che salissero qui sul palco e per loro ringraziare tutte le centinaia di attivisti che in questi giorni, sotto la pioggia, sotto il sole, hanno dato un contributo enorme alla riuscita di questa manifestazione. Loro sono il comitato organizzatore di Italia 5 Stelle e sono i ragazzi siciliani che da 4 mesi lavorano con noi per realizzare queste giornate meravigliose. Attraverso loro io ringrazio davvero tutti voi e ringrazio tutti gli attivisti, i fornitori, i tecnici, la vigilanza, le forze dell'ordine, la città di Palermo che ci ha ospitato. E vorrei che ci ricordassimo tutti che Italia 5 Stelle è stata voluta fortemente da Gianroberto Casaleggio, che voleva che per almeno una volta l'anno tutto il movimento, tutto il popolo del 5 Stelle si incontrasse e stesse insieme. È a lui che dedichiamo quindi questa terza edizione di Italia 5 Stelle, in attesa della prossima. E vorremmo, con un gesto simbolico, a quest'uomo che ci ha regalato così tanti palloncini da portare ognuno di noi e condividere tra di noi, vorremmo che arrivassero a lui, ovunque adesso sia, i nostri palloncini, che sono i doni che ci ha lasciato. Grazie.
giro di più. Ok, oh. I got a sonny baby come home. She get a town. Io se bebe. Grazie a tutti. Torneremo in continente. Vi lasceremo più o meno soli. Ma sapete sì. Bene cosa fare. Oh, yeah. Siete i grandi siciliani. Oddio, Dio, Dio, Dio. Il siciliano è siciliano tutta la vita. E Palermo è il centro del mondo. Ehi! Siete una regione, non regione. Siete ricchi ma siete poveri. Siete autonomi ma non siete autonomi. È il Far West oscuro. È un Far West oscuro. Ma siete siciliani. Siete siciliani. E basta con la favola. La favola della storia. Che dice. Dice che. Che. Mille, mille, mille. Con le camicie rosse. Sono venuti qua. A buttare fuori milioni di persone. Dio, che favolone. Che favolone è. Voi siete siciliani, voi avete il barocco, più barocco, che non si può. Siciliani, ah, siciliani, in alto le mani, hey. I got the feel, baby, ah, I got the feel, baby, ah, I got the feel, baby. He said the same. Ehi, e siete siciliani. Siete siciliani. La rivoluzione comincia da qui. E è sempre, sempre stato. È sempre stato così. Voi siete siciliani, il vostro credo è così. Voi siete siciliani, perché? Ho mangiato l'arancina e ce l'ho tutta. Voi siete siciliani, voi siete siciliani, voi siete siciliani, oh yeah. Voi siete siciliani, voi siete siciliani, oh yeah. E il nostro saluto dal cuore mio e loro. Rimarrà qui, un po' di cuore, rimarrà qui. Ehi, grazie a tutti! Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Yeah. Ehi! Voi siete siciliani, oh yeah!